in ogni caso c'è una macchina di sopra che non, altro non fa che togliere tutto quello che è estraneo al frutto, quindi foglie e rame. Poi qui lavoriamo, no? 30 euro, ancora forse ce lo potremmo anche permettere. Il mondo agricolo e il mondo economico e società è veramente il mondo. Tutto il mondo c'è il disegno di chiedere, non parliamo di prodotti vegetali, un consumatore del grado di te, il tè che io prendo sono importantissimi. Voi vedete, ma sono per questi non vedrete. Certo, quindi ci dice che cosa. Acquistato pezzo per pezzo, quindi puzzle dopo puzzle abbiamo creato quello che oggi è questa tenuta di 260 ettari, all'interno della quale vi è un'oasi faunistica protetta, l'oasi faunistica della Valle. Al periodo che ci interessa, che è il 1820, perché è nel 1820 che qui a Forlimpopoli nasce colui che è unanimemente considerato padre della moderna cucina italiana. Questa è un'accezione toscana, cioè i primi piatti. Seguono gli arrosti, gli umidi, i piatti di pesce. Artusi inserisce principi rifreddi e tramessi. I principi sono, lui li definisce quelle cosette appetitose da servire. Mentre intenso è anche una cremosità particolare, lo sentirete poi nel momento in cui andremo a pasti essenziali e molto semplici. Quando hanno costruito il Palazzo Ducale. Perché il Palazzo Ducale sarebbe scivolato dentro il fosso perché non aveva fondazione. È appiccicato, guardate, questa. Questo è il foro. Questo è. E saremo capitati proprio nel foro. Allora, il foro romano è una piazza e questa è rimasta. Cioè, qui sotto ci sono robe romane. Allora, cominciamo a riconoscere alcune cose. Il famoso scatolone del Castellare, la vecchia,
è la direzione che ha quella strada che prendono tutte le persone. La traccia che hanno chiuso, vedete, quella è la strada del nostro est-ovest. Thank you.